Buongiorno a tutti. No, non c'è quasi nulla da dire. Sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare. Ci giochiamo tutto all'ultima partita e dopo un campionato, secondo me, strepitoso, dove abbiamo fatto tanto e ci abbiamo messo tanto. Adesso ci giochiamo l'ultima partita e siamo pronti ad andarci a prendere quello che secondo me meritiamo. Cioè, dobbiamo giocare una partita a viso aperto, tosta, dove sappiamo benissimo che abbiamo solo risultato e andremo lì a prendercelo. Beh, io voglio il finale di questo film e me lo aspetto sicuramente bello. Bello perché è stata una stagione diversa dalle altre. Personalmente una bellissima stagione dove ho avuto la possibilità di conoscere persone bellissime, persone interessanti. È una piazza calorosa, una piazza che mi ha dato tanto e in questo film adesso mi aspetto il finale e il finale lo voglio bello e quindi andremo lì a prenderci. Sì, secondo me sì, non deve cambiare nulla per quanto riguarda noi, ci siamo sempre creati dal primo giorno un'identità, l'abbiamo lavorata settimana per settimana. E penso che a un certo punto abbiamo fatto anche abbastanza bene, sia dal punto di vista del lavoro tecnico, ma anche dal punto di vista della mentalità, che è cresciuta tanto partita dopo partita. E domani è una partita dove sicuramente abbiamo un solo risultato, dove tutto deve chiudersi in questi 95 minuti. Sappiamo che dobbiamo dare tantissimo, anche qualcosina in più, perché in questo momento dobbiamo stare attenti agli episodi e quindi niente, non deve cambiare niente per noi. Abbiamo fatto la stessa settimana, nello stesso modo, e ho chiesto tantissima concentrazione e i ragazzi hanno risposto benissimo, quindi sappiamo che ci andiamo a giocare tutti in questi 95-96 minuti e continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. No, io aspetti negativi non ne voglio. L'ansia per me è un aspetto negativo e una squadra forte è una squadra che riesce a essere tranquilla anche in situazioni come queste. Siamo consapevoli della nostra forza, lo abbiamo sempre dimostrato, è ovvio che in un'intera stagione poi ci sono dei momenti dove non ti riesce quello che vuoi trasmettere, quello che vuoi andarti a prendere, perché c'è sempre un avversario di fronte, però domani aspetti negativi non ce ne devono essere, dobbiamo essere consapevoli che ci giochiamo tutti i 95 minuti e non dobbiamo buttare tutto il lavoro fatto in questi mesi, quindi deve essere per noi un punto di forza in più, cioè avere la lucidità, la convinzione di essere forti, di andarci a prendere quello che secondo me meritiamo. Basta, l'ansia dobbiamo metterla da parte. Come la settimana scorsa voglio gente convinta, convinta di riuscire a raggiungere l'obiettivo. Sì, noi siamo tutti disponibili, a parte Falcone e Guastamacchia che saranno lo stesso convocati perché domani è giusto che tutto il gruppo stia insieme, però per il resto sono tutti disponibili e arruolabili. E mi aspetto un Lavello che, come noi, ha tanta voglia di raggiungere un obiettivo per loro importante e quindi di conseguenza è una squadra che in casa non ha mai perso, e che ha tanta qualità e tanto dinamismo, indipendentemente da chi giochi. So che hanno qualche assenza, però penso che alla fine hanno una rosa importante, quindi chi scenderà in campo se la giocherà sicuramente a mille. Sappiamo che è una squadra che si propone tantissimo, fa un'ottima fase di possesso e noi abbiamo anche le nostre forze, quindi ci andremo a giocare con il piglio giusto, con la determinazione giusta, ma soprattutto con l'atteggiamento di sapere di essere la capolista e che deve andare lì a prendersi questo campionato. Sì, Lavello, come dicevamo prima, è una squadra che in casa non ha mai perso, però a noi questi numeri non devono interessare, se al massimo dovessimo farlo lo facciamo solo per rendere più importante la nostra impresa e quindi andremo lì a giocarci la partita come abbiamo sempre fatto, con il giusto equilibrio, con lo giusto entusiasmo, con la giusta determinazione, con i nostri punti di forza che sono tanti e domani faremo di tutto per portarci a casa questa vittoria. Per quanto riguarda la formazione di domani, ho la possibilità di scegliere e la formazione la sceglierò in base anche ai 96 minuti, quindi chi non scenderà in campo dall'inizio sarà fondamentale nei cambi, perché in questo periodo è importante avere sempre una squadra molto dinamica, con l'equilibrio giusto, ma anche con la lucidità giusta nei 96 minuti. Quindi domani abbiamo la possibilità di cambiare qualcosina e gli ultimi dubbi me li porto, come è giusto che sia, fino a domani, perché i ragazzi sono eccezionali, in settimana si allenano benissimo e mi mettono in difficoltà.
Nella dimostrazione che in questo campionato non devi mai mollare. Quando sei in testa devi continuare ad avere l'atteggiamento giusto, non mollare mai, non essere superficiale perché bastano anche due partite con due episodi che ti possono andare male che dietro le squadre ci credono e continuano a vincere. Picerno nella dimostrazione ha fatto 8 vittorie, se non erro, in 9 partite. 8 vittorie più un pareggio, quindi ci è arrivata sotto, però questo punto di vantaggio noi ce lo vogliamo tenere stretti. Però penso che in tutto quello che ci è successo nell'ultimo periodo anche noi abbiamo fatto abbastanza bene e adesso la partita finale ce la dobbiamo andare a prendere perché noi abbiamo fatto secondo me un ottimo campionato, però la parte finale è ovvio che poi l'obiettivo lo devi andare a raggiungere, se vuoi rendere importante tutto quello che hai fatto fino adesso. Buongiorno mister, nel momento in Buongiorno. cui lei ha firmato il contratto col Taranto, si sarebbe aspettato che trovasse 90 minuti dalla fine a giocarci una promozione? È quello che speravo e onestamente poi guardando la squadra e vedendo anche come stava lavorando e quanto stava crescendo mi aspettavo anche di chiuderlo prima onestamente, però ci arriviamo all'ultima partita, sono contento e abbiamo l'entusiasmo giusto, nello spogliatoio vedo tutti i ragazzi consci e consapevoli di arrivare all'obiettivo al massimo delle proprie forze, se lo vuol giocare e quindi siamo contenti di questo traguardo, però ripeto. Adesso vogliamo il finale e ce lo dobbiamo andare a prendere perché tutto è importante se poi alla fine ovviamente nel calcio vinci. Buongiorno mister, non ti Buongiorno. faccio nessuna domanda, ti dico solo domani rendetemi orgogliosi di essere tarantino. Ringrazio. Grazie, è quello che vogliamo fare, è quello che vogliamo e ce la giocheremo al massimo perché sono consapevole che adesso si sta vivendo un tantissimo entusiasmo in città e tutti aspettano questo traguardo, quindi ce la metteremo tutta e sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo. Buongiorno mister. Torniamo un Buongiorno. attimo a questa impostazione da allenatore. Le sensazioni e le emozioni che sta vivendo la terza uomo in questo momento? Beh, sono tante, ripeto, quando sono arrivato in questa città avevo tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di fare bene, adesso mi ritrovo all'ultima partita a giocarmi un campionato e tanto devo alla gente che mi è stata vicino, soprattutto al gruppo dei ragazzi che hanno fatto un lavoro eccezionale, alla società, all'intero gruppo che lavora giù con noi e soprattutto ho scoperto tutto il calore della città, quindi in questo momento le emozioni sono tante, però la testa è concentrata a raggiungere l'obiettivo. Ma guardi, la difficoltà mia è proprio nel dover scegliere poi i giocatori quando si fa un lavoro in settimana giusto e importante, quando i ragazzi dimostrano di valere tanto. Noi abbiamo avuto tante difficoltà dal punto di vista degli infortuni, sapete benissimo quest'anno, ma alla fine non siamo mai andati in difficoltà, onestamente, perché chi ha giocato ha sempre dato il suo contributo, si è sempre messo a disposizione, sia dal punto di vista tecnico che tattico, ma anche dal punto di vista mentale, ha dimostrato di avere coraggio, e parlo di ogni individuo che compone questa rosa. Quindi io, se arriva il momento di fare la formazione, mi porto fino a domenica mattina la possibilità di scegliere, poi perché ho un gruppo eccezionale, ho dei ragazzi che ce l'hanno messa tutta quest'anno e mi metto in difficoltà ogni settimana fino all'ultimo giorno nelle scelte. Quindi sotto questo punto di vista è giusto che io aspetti fino alla fine perché loro mi danno tanto, quindi il rispetto mio nei loro confronti è tantissimo e quindi è giusto che mi porto fino alla fine questi dubbi. Quindi li scioglierò domani perché domani ho tutti a disposizione, a parte qualcuno che ovviamente non ha i 90 minuti, quindi sono sicuro che sarà importante verso la fine della partita. La percentuale d'errore è ovvio, lì bisogna migliorarsi sempre. So che in questo momento le partite diventano anche fondamentali. Quindi la percentuale di errore a volte purtroppo si alza anche perché la prestazione mentalmente diventa un pochettino più dispendiosa perché le partite sono fondamentali e domenica per esempio come siamo entrati abbiamo preso il 3-2 e i ragazzi lì sono stati bravi a reagire e a trovare subito il rigore per il 4-2. Quindi, la percentuale di errore sicuramente va lavorata, però in questo momento quando sai che non puoi sbagliare mentalmente è più dispendioso. Ma guardi, io penso che alla fine la forza dei forti
E proprio la tranquillità. In questo momento dobbiamo restare lucidi, tranquilli e sapere di andare in campo a giocarci al massimo questa partita. Il sogno noi ci vogliamo regalare e faremo di tutto per domani per fare una partita, per scendere in campo e fare una partita importantissima. Dobbiamo portare a casa questo risultato, quindi daremo il massimo e cercheremo di regalare questo sogno a tutti.